domande, volentieri. Altrimenti comincio intanto io, ti volevo fare una domanda. Quando hai fatto riferimento all'età, al numero medio di figli della provincia di Bolzano, no? Mi veniva in mente la correlazione diretta che c'è fra fare figli e il sistema di welfare, evidentemente, perché in quel territorio c'è più sostegno. Puoi approfondire un po' questa tematica? Cioè, ovviamente è stata già al centro di quello che hai detto, però il tema della conciliazione di quelli che sono i tempi della famiglia, soprattutto poi anche per le donne che, come dicevi, hanno il maggiore carico, mi sembra centrale. Se ci puoi andare un pochino più a fondo nelle cause sociali della denatalità. Sì, questo è un nodo importantissimo, perché quello che è successo che in Italia, tranne in alcune zone, Trento e Bolzano ne sono l'esempio dove più si è investito sul welfare della cura, in realtà la cura è sempre stata considerata come un qualcosa che riguardava l'interno, il privato, l'interno della famiglia, e non un impegno sociale fondamentale su cui il nostro sistema di welfare si doveva sviluppare. Tranne una parte che è stata quella, diciamo, più ricca di iniziative alla fine degli anni 90, inizio 2000, quando c'è stata la legge 285 sull'infanzia, i congedi parentali, la legge 328 sull'assistenza, cioè quello è stato un momento topico, perché è stato il momento in cui si è presa coscienza della necessità di agire profondamente su questi aspetti. Purtroppo quelle cose sono rimaste fondamentalmente sulla carta, perché la 328 sappiamo che fine ha fatto, e sostanzialmente sul fronte della conciliazione dei tempi di vita uno poi si è attivato realmente, se non marginalmente. A un certo punto mi ricordo che quando c'era stata la cosa che dovevamo elevare l'età pensionabile delle donne, mi ricordo che Emma Bonino propose di devolvere a politiche di conciliazione tutto il tesoretto che si sarebbe liberato, no, per l'elevamento dell'età pensionabile, cioè tutti i soldi risparmiati potevano essere investiti per sviluppo di assistenza agli anziani, sviluppo di servizi, quindi per l'assistenza, servizi per la prima infanzia e così via. E purtroppo nessuno raccolse questa proposta, cioè lì c'era l'opportunità veramente di investire un tesoretto. Io non so quando mai avremo questa opportunità. Il fatto di non aver mai investito su questo non solo ha peggiorato la situazione di conciliazione dei tempi di vita per quanto riguarda le donne, che in un quarto dei casi lasciano il lavoro dopo la nascita dei figli, che dipendono fondamentalmente dalla presenza dei nonni per l'assistenza dei propri bambini, che sono costrette a prendere il part time e quindi a essere penalizzate nei percorsi di carriera, che spesso devono prendere il part time volontario, che sono più precarie e così via. Cioè è stata la perdita di un'opportunità enorme, perché questo avrebbe alleggerito e redistribuito il carico di lavoro di cura non retribuito che sta sulle spalle delle donne, e avrebbe protetto molte famiglie dalla povertà, perché chiaramente rinunciare al lavoro, come spesso succede alle donne in un quarto dei casi, porta ad avere un unico reddito all'interno della famiglia e quindi conseguentemente ad essere più esposti al rischio di cadere in povertà, come succede nel sud del paese,
dove al massimo si è arrivati al 30% di tasso di occupazione femminile e dove soltanto nel caso delle donne laureate si supera il 50%. Ora, il problema vero è che nessuno ha investito su politiche di conciliazione serie, perché parlare di 2 giorni di congedo di paternità come grande risultato politico fa ridere. Non è politica di conciliazione, non è neanche simbolica parlare di 2 giorni di congedo di paternità. E se noi continuiamo ad avere una legge che in qualche modo affronta la questione dei congedi parentali, penalizzando fortemente chi prende i congedi parentali, anche in termini economici, perché il rimborso è del 30% rispetto alla retribuzione, è chiaro che in una situazione del genere noi non risolveremo mai il problema. Ma affrontare questo problema delle politiche di conciliazione con rafforzamento dei servizi e anche con un maggiore sviluppo della simmetria dei ruoli all'interno della coppia è una cosa fondamentale. Perché? Perché permetterebbe anche di far crescere l'occupazione femminile. I paesi che hanno investito su questo, come la Svezia, come i paesi nordici, ma non solo, anche la Francia, quelli che ci hanno investito hanno creato servizi dove si è creata molta occupazione femminile, per fare un esempio. Quindi creerebbe un circolo virtuoso di valorizzazione delle risorse femminili e nello stesso tempo di meccanismo di difesa dalla povertà. Chiarissimo, grazie. Abbiamo pochissimi minuti, non so se c'è qualcun altro, prego, se viene qua davanti, così parla anche vicino al telefono. Buonasera, io vengo da Taranto, una città di 32.900 abitanti, precisamente Grottaglie. Mi ha riconosciuto questo aspetto dell'indagine su Bolzano, molto probabilmente lo dovremmo fare in futuro come terzo settore, magari mettendo sull'agenda politica all'interno dei piani di zona quello che potrebbe essere proprio un aspetto demografico. Visto che con il BES ho avuto a che fare attraverso fondazione con il Sud per quanto riguarda proprio tutta la tematica sulla questione demografica, e non più di 6 mesi fa il mio sindaco, quando diceva che la città di Grottaglie, essendo anche prospettata al futuro di quello che sono le ZES del territorio, aveva 40.000 abitanti, io ho chiesto agli amici del terzo settore di verificare, di dire al sindaco che eravamo 32.200, che sono quasi 15 anni che tra virgolette andiamo a una tendenza negativa, e devo dire grazie anche agli immigrati che stanno rimpinguando un po' le case del centro storico. Il problema molto probabilmente è che anche noi abbiamo delle grosse colpe come terzo settore, perché anche qui nei cosiddetti piani di zona, oppure quando ci sediamo vicino al tavolo del sindaco, andiamo a chiedere più le nostre problematiche private, non in senso generale, perché io da questo punto di vista la vedo molto grave, avendo una figlia che si è spostata di 25 anni addirittura, un gruppo di ragazzi che si sono spostati al nord e che io chiamo la seconda ondata di immigrazione, tra virgolette, poi mi vedo l'incazzatura da parte del sud, votare contro tutta la questione razzista degli immigrati, perché hanno sostituito gli immigrati ciò che le donne, quando eravamo una quarantina di anni fa, facevano le donne in campagna. Oggi abbiamo neri in campagna e poi vediamo quei risultati. Molto probabilmente la politica deve darsi un esame di coscienza, ma anche noi del terzo settore dovremmo alzare un po' la testa e guardare un po' le cose più da affrontare, non girarci intorno e magari avendo la cosiddetta opolo che ci possa far sopravvivere. Questo è un aspetto che io credo che il terzo settore dovrebbe farsi un esame di coscienza anche, soprattutto. Grazie. Grazie. Non so se ci sono altri. Fabrizio. No, vieni qua però. Mi dovete sì, sì, sta arrivando. Di più perché non penso. Sì.
Avvicinati bene, sì, anche. Grazie. Come si può far fronte a una situazione di grave disagio, cioè, economico, con l'anzianità? Cioè, come facciamo a dare gli incentivi per le assunzioni, quindi calando gli importi contributivi o defiscalizzando quelli, con naturalmente le prospettive di anziani che campiamo tanti anni, speriamo che non ci facciano fuori in qualche modo prima, ma veramente è difficile perché siamo in grosso ritardo, abbiamo vissuto 20 anni di allori, tutti sono voluti andare in pensione presto, e senza pensare che poi mancava chi era che versava i contributi. L'INPS come farà fronte non si sa. L'ultima domanda, Luisa. Grazie anzitutto della relazione, che è stata veramente magnifica sotto tanti aspetti, in particolare questo della questione femminile. E proprio a questo proposito io vorrei avere qualche informazione in più, non solo, cioè è interessante il numero di figli di nuovi nati per donna, ma per me è un parametro importante anche l'età del primo figlio, diciamo, perché è chiaro che man mano che l'età del primo figlio, della madre alla nascita del primo figlio o dell'unico figlio si alza, i problemi a mio parere aumentano, nel senso che tutte le questioni di compresenza di nonni anziani, di figli piccoli eccetera, si aggravano. Quindi mi interessava avere intanto un dato statistico anche su questo e poi cercare di capire se appunto quella che io penso, mi sembra di leggere come ritardo progressivo della nascita del primo figlio, sia solo un dato dovuto a questioni economiche, quindi a difficoltà, un precariato diffuso, oppure se ci sia anche però un dato culturale, diciamo, tipico un po' della nostra nuova generazione. Grazie. Vai, a te la parola alle conclusioni. Allora, passo da quest'ultima per dire che l'età media al parto ormai è arrivata a 31 anni. Quello che va detto è che è progressivamente cresciuta, perché è cresciuto l'aumento della, c'è stato un aumento della permanenza dei giovani all'interno della famiglia, un maggiore investimento negli studi sicuramente ha contribuito, ma anche la difficoltà a costruirsi una vita, diciamo così, indipendente. Non credo che si possa dire che il calo della fecondità ha una radice fondamentalmente economica, cioè dal punto di vista, diciamo così, della situazione critica economica, quando ci sono momenti di crisi è più facile che ci sia un calo della fecondità, perché nei momenti di crisi si rinvia la nascita di un figlio. Infatti quello che succede normalmente è che ci sono, diciamo, c'è il calo della fecondità in concomitanza e poi c'è una sorta di recupero immediatamente dopo. Quello che succede da noi non è questo, perché praticamente questo, come abbiamo visto, il declino della fecondità è stato strutturale, praticamente è una cosa che è avvenuta nell'arco di decenni, sia nei periodi di espansione sia nei periodi di difficoltà economica. Quindi non può essere ricondotto soltanto a questo. C'è un problema, secondo me, che noi viviamo in un paese che, dove c'è un clima sociale sfavorevole alla maternità e alla paternità. Tutto rema contro. E l'organizzazione del lavoro è fatta in modo da creare, a parte la pubblica amministrazione, ma per una donna lavorare nel privato è molto difficile, a parte alcune situazioni dove si è sviluppato welfare aziendale, ma sono situazioni molto particolari e non particolarmente diffuse. C'è la gran parte delle piccole imprese, tutto ciò per esempio non esiste, come sappiamo, queste rappresentano
il tessuto fondamentale del paese, quindi l'organizzazione sociale del lavoro in rigida, l'organizzazione della società è rigida, basta pensare ai tempi, gli orari delle città, i servizi sociali, come abbiamo visto, sono scarsi e è finito l'investimento su questi, non è considerato investimento ma spesa sociale, quindi non investimento per l'innovazione sociale. I rapporti, no? L'assunzione da parte dei partner del carico di cura, quindi la condivisione è ancora lontana, abbiamo una divisione dei ruoli all'interno della coppia che è ancora asimmetrica. Tutto questo gioca contro, cioè dietro il calo delle nascite non c'è una causa, c'è un complesso di cause che però interagiscono in negativo. Se non si investe per rimuovere questi elementi, quindi se non si agisce contemporaneamente su tutti questi, non andiamo avanti. Allora, da un punto di vista culturale, c'è il dato che comunque il numero desiderato di figli è più alto di quello reale. Questo vuol dire che ci sono molte rinunce, o a avere un secondo figlio, un terzo figlio, o avere anche il primo. Allora questa è la prima cosa da rimuovere. Cioè non credo che possiamo pensare che sia un problema dei giovani e delle giovani. Io penso che dobbiamo pensare in primis che se questo scarto c'è, dobbiamo rimuovere le cause, perché questo scarto è così elevato, perché è molto elevato. Cioè se avessimo veramente due figli per donna non saremmo in questa situazione di invecchiamento della popolazione. Quindi il problema è rifondare il sistema di welfare e agire su tutti questi aspetti che ho detto, la flessibilità del lavoro dal punto di vista delle esigenze delle lavoratrici, sul fronte dei congedi parentali che dovrebbero essere retribuiti molto meglio, sul fronte di tutte quelle misure che in altri paesi hanno funzionato, tutte quelle misure di welfare. Allora, se c'è un Bolzano dove cresce la fecondità, ci sarà un motivo. Adesso non penso che le persone che vivono a Bolzano, a Trento, siano completamente così diverse da tutto il resto d'Italia. La verità è che lì c'è un web locale che funziona. E in più c'è anche maggiore benessere economico, maggiore disponibilità economica, e queste cose che ovviamente facilitano la possibilità di accesso a servizi anche a pagamento, ovviamente, non soltanto servizi gratuiti, no? Quindi servizi pubblici. Però questo è un nodo. La seconda cosa che si diceva come fare per affrontare, come far fronte, diciamo, a questa situazione, con quali incentivi, eccetera. Io penso che il problema è proprio riuscire a trovare delle leve, quindi se lo vediamo dal punto di vista delle politiche, reinvestire in termini, cioè non ragionare più in termini di welfare uguale spesa sociale, ma welfare uguale investimento sociale, che significa investimento che crea circoli virtuosi, che ricrea coesione sociale, che crea occupazione, che sviluppa occupazione femminile, tra l'altro molto femminile, quella che sta ancora indietrissimo, perché siamo a dei livelli rispetto all'Europa che fanno ridere. Significa appunto mettere in atto, investire in ricerca e sviluppo, cioè fare in modo che anche tutto questo settore dell'assistenza non sia più così abbandonato come è stato in
tutti questi anni, ma si è visto come una grande opportunità. E guardate che se veramente si investisse su questo si creasse una vera interazione con il terzo settore riuscisse a premere proprio su questo fronte, potremmo fare un grosso passo anche in termini di occupazione e, come dicevo, in termini di occupazione femminile, che è un elemento fondamentale di deterrenza dalla povertà. Ti ringraziamo di cuore per la chiarezza, grazie veramente e per la disponibilità. Ciao. Un abbraccio, a presto. Ciao. Ciao. Allora, noi andiamo a mangiare, ovviamente, poi dopo cena ci ritroviamo qua perché c'è un ospite gradita, mi raccomando siate presenti perché sarà una bella chiacchierata con una scrittrice giornalista che nella cartina trovate l'intervista a Franca Valeria, l'attrice, in cui si dicono delle cose bellissime, e chiederemo a lei tutti gli incontri che ha fatto, che lei ha intervistato un sacco di personaggi interessanti, insomma, come leggono il tempo loro. Ci ritroviamo giù per mangiare.